Adesso anche in questo, porca miseria. Apri la porta. Apri la porta per Dio. Sbrigati. Finalmente. E allora? E allora ho dimenticato la chiave, quindi dai, forza, uccidimi. Lasciami stare, che giorno. Senti, non è per la chiave che sono così arrabbiato, che sto maledetto treno dei pendolari mi ha fatto un ritardo di un'ora e mezza per fare 20 chilometri e tutto questo tempo mica mi paga il padrone. Tutti i viaggi che io faccio per lui, mica per villeggiatura. Cominciamo. A parte che padrone, ma Luigi non si chiama più padrone, si chiama multinazionale, no? Oggi il padrone c'erano soltanto i cani. Liberi noi oggi, eh? Liberi. Che hai fatto? Dorme. Sì, ho fatto bene, no? Doveva mangiare, no? Sì, avanti. E il vino? Arriva! Poi scusa, una cosa. Padrone multinazionale, ti frega le ore che viaggi e te la prendi. Però non te la prendi per le ore che frega a me. A me. Che oltre che lavorare 8 ore come una bestia per lui, faccio da serva a te, è gratis. A me? Sì, a te. Mica per il multinazionale. Sì, no, e fallo! Fallo! Che cornuto. È la famiglia. La sacra famiglia. Cin. Lo spiritoso. La sacra famiglia l'hanno inventata apposta a tutti quelli come te che, poveri, sballati dai ritmi bestiali di lavoro, ritrovano le mogli tutto fare il materasso su per rigenerarsi. Sì. E noi vi rigeneriamo per lui, è gratis. Per lui, multinazionale. Certo, lui è il padre. Dai! No, Avanti! Dallo il palo! È lui che fa il boom, che fa questo boom, che fa la crisi galoppante, che fa la crisi strisciante, la caduta della lira, del dollaro, dell'eurodollaro, del petrodollaro e poi spara anche le braccia, dice che ci posso fare, è fatalità. Beh, c'è una moglie estremista femminista e non lo sapevo. Non c'è bisogno di andare a scuola dalle femministe per capire che la nostra è una famiglia di merda. No, non esagerare. No, sto esagerando. Lavoriamo come due cani tutto il giorno. Bene. Mai un attimo per noi. Mai un attimo per scambiarci due parole. E poi mi chiedi mai, che ne so, sei stanca, vuoi una mano? No. Per fare cosa? Per fare cosa? Chi fa da mangiare? Tu. Io! Chi fa i piatti? Tu. Io! Chi fa la spesa? Io! Chi fa i salti mortali per arrivare a
fine mese? Tu. Ecco, io ancora io. Eppure lavoro anch'io, sai, eh. No. E le tue case sporche, chi le lava? Tu. Io. E tu? E tu quante volte hai lavato le mie calze sporche? E tu? Ma è questo qui il matrimonio? Sì, vai! Vai, forza! Più veloce! No! Cercano di togliere l'iniziativa ai più tecnici. Sono di fronte il calcio per i Jugoslavi e quello veloce degli azzurri. L'arma nelle nostre. Senti Luigi. Io voglio parlare con te. Sì. Io voglio vivere con te. Non abitare con te. Certo, mi va bene che i tuoi problemi siano anche i miei problemi. Capisco, sì. Però vorrei che i miei problemi fossero anche i tuoi problemi, Chiaro. E non i tuoi, sempre i miei, e i miei che restano miei. Io vorrei parlare con te. Me lo stiamo facendo, no? No! Sto facendo questo e parlare. Cos'è? Questo è parlare. Che poi torna dal lavoro e si butta a dormire. E la sera, televisione. E la domenica partita a vedere quei 22... deficienti, cretini deficienti che si danno scartati intorno al pallone e poi con quell'altro lì in mezzo, però lui con la giacchetta a fischietto. Cosa vai a saperne tu di sport, eh? Ma certo Luigi, no, tu hai ragione, certo, io devo sapere solo di cacche, di pannolini, di fisica nucleare. No, hai ragione, è troppo difficile. Devo sapere di minestroni, no? Assolutamente, sì. No, Luigi, così non si può andare avanti. Ah, e io? Non faccio niente a casa? Chi ha riparato dalla freccia, eh? 6 mesi fa, Luigi, 6 mesi fa, dai, insomma! Basta! Smettila! Questa vita conducono tutte le famiglie. È sempre stato così e così sempre sarà. Sì. Avanti. Bello. Sì. Ma è un fallo. Arbitro maledetto. Vedere che ho sbagliato qualcosa. Come si chiama? Io me ne vado. No. Su. No, lasciami. Non fare così. Ma che devo fare? Prima parliamo. Sono stanca, ti prego. Parliamo. L'abbiamo già fatto. È quello che volevi, no? Adesso parliamo. Se poi te ne vuoi andare va bene, ma prima parliamo. C'è la dialettica, no? C'è la dialettica per Dio.